Che delizia! Diletta! In splendida forma! Esplosiva! Spumeggiante! La Leota è la regina dell'estate 2019. Che, per lei, si fa sempre più bollente. Tra balletti sexy in barca, gite in canoa e serate mondane, la conduttrice catanese, 28 anni compiuti il 16 agosto, incanta i suoi fan anche su Instagram, dove è seguita da oltre 4 milioni di follower. Ma, soprattutto, la conduttrice avrebbe fatto breccia nel cuore di diversi corteggiatori del mondo dello sport e dello spettacolo. Lei è rimasta sola a giugno. In particolare avrebbe conquistato il pugile Daniele Scardina, di un anno più giovane di lei, soprannominato King Toretto, pizzicato. In queste pagine scattate in Sardegna. Già un paio di mesi fa si parlava di una bella intesa tra loro, ma quello che sembrava un flirt da ombrellone maggiore di spensierato e passeggero ora starebbe prendendo la piega di una vera e propria storia. Al culmine del soleone, dunque, la Leota avrebbe ritrovato l'amore. La presentatrice sportiva dalle curve pericolose è ufficialmente single da giugno, quando ha annunciato la rottura, dopo 4 anni, con il manager Matteo Mammì. Diletta Leota è di nuovo innamorata. Con il pugile Daniele Scardina. Diletta Leota è di nuovo fidanzata con. È stata una decisione di comune accordo. Ha dichiarato Diletta, a inizio estate, in un'intervista, lasciando però aperto uno spiraglio di speranza su un ipotetico ritorno di fiamma con il suo ex. Ha commentato la conduttrice. I lunghi giri e poi ritornano. Ma così, almeno al momento, non sarebbe. Oltretutto, tra le onde cristalline della Sardegna, Mammì sarebbe rimasto stregato dall'attrice Anna Safroncic, che, a inizio anno, ha chiuso con il DJ Tommaso Cicchinelli. Quelle voci sono state messe a tacere. Da quando la Leota è finita nel club delle sfidanzate VIP più ambite d'Italia, è stato tutto un susseguirsi di scommesse per attribuirle dei flirt con alcuni scapoli d'oro del gossip estivo. Qualcuno sosteneva che ci fosse del tenero tra Diletta e Francesco Monte, che in realtà, dopo la storia con Giulia Salemi, appare sempre più preso dalla modella Isabella De Candia. Quelle voci sono state messe subito a tacere dai diretti interessati e dalla mamma della conduttrice. In seguito c'è stato il mistero delle rose rosse. Un ammiratore segreto ne avrebbe fatte recapitare centinaia alla bella siciliana presso la sede di Radio 105, dove Diletta lavora in parallelo alla TV. L'enorme mazzo fiorito nascondeva un bigliettino con tanto di invito a cena, firmato MB. I sospetti principali sono ricaduti su Mario Balotelli e Marco Borriello, noti calciatori Playboy. La showgirl corteggiata dai calciatori. L'episodio, comunque, è stato presto messo da parte, anche perché i rumors si sono concentrati su Daniele Scardina, il Rocky Balboa di Rozzano, che da qualche anno vive a Miami. Il campione di boxe e la Leota si sarebbero conosciuti a Milano in primavera, quando la conduttrice ha presentato il match del pugile contro il finlandese Henrique Kalainen. Stando a quanto raccontano i ben informati, a far da cupido sarebbe stato il rapper Gepe Queno,
avvistato con loro in barca a Ibiza a luglio. E proprio l'Isola Bianca sarebbe stata galeotta tra i due? Lì, infatti, la showgirl siciliana e il gladiatore del ring sono stati colti in atteggiamenti complici e affettuosi, finché non è stato immortalato un bacio inequivocabile. È un'amica speciale? È stata, all'inizio, la velata ammissione di Scardina, a sua volta single da gennaio. Ha incantato anche la costiera amalfitana. Le vacanze di Diletta sono proseguite in costiera amalfitana con i colleghi di Radio 105. Il musicista Matteo Lotti non ha perso occasione di scherzare con lei e stringerla a sé. La conduttrice, però, è stata avvistata di nuovo insieme a Scardina di sera, a Napoli. Prima a cena con amici, poi i romantici TATATAT. In attesa di tornare davanti alle telecamere di DAZN per il campionato di calcio. E c'è pure chi sostiene che la Leotta potrebbe affiancare Amadeus a Sanremo 2020. La Leotta si è concessa ancora qualche giorno di relax in Costa Smeralda. Articolo tratto da Vero.